sono state secondo te le difficoltà che avete incontrato nel primo tempo? Grazie. Salve, buonasera. Sapevamo che era una partita tosta, che comunque diciamo che era un scontro diretto. Loro sono in alto alla classifica. Noi dovevamo per forza cercare di vincere la partita a tutti i costi. E alla fine abbiamo preso il gol lì, però la squadra secondo me ha ribaltato. Siamo riusciti a fare questo pareggio e per poco non riusciamo anche a vincere la partita. Sì, ciao Rainer, Alessio Torsuori per acperugia.com. Come dicevamo, appunto, una partita dal doppio volto. Il primo tempo un po' contratto il Perugia, meglio la Carrarese che poi era passata in vantaggio per prima su una defaillance difensiva. Per fortuna il tuo gol che ha messo a posto le cose. Il secondo tempo è stato decisamente migliore. Peccato poi quella traversa che poi ancora traballa probabilmente. Sì, sono d'accordo con te, però comunque sapevamo che era una squadra tosta, difficile. Comunque abbiamo la pressione pure qua di vincere, che quando giochi per solo per il risultato di vittoria e quando magari prendi gol non è facile. Però abbiamo ribaltato, il secondo tempo siamo stati più offensivi, abbiamo avuto un po' più di occasioni di loro, anche la traversa lì di Ricci. Però ora è pensare in avanti, non dobbiamo più stare a pensare molto e la prossima partita dobbiamo vincere per forza, non c'è altro risultato. Ciao Reader, buonasera, Carlo Forcinti, Corriere dell'Umbria. Hai segnato, diciamo così, un gol, tra virgolette, casuale, fortunoso, però hai segnato. Quanto cercavi questo gol, se lo cercavi, lo ricercavi particolarmente, e quanto ti senti a livello di condizione, quanto ti senti vicino al top, o comunque se sei al top, insomma, vorrei una tua considerazione. No, certo, l'ho cercato questo gol, sono contento di aver aiutato la squadra, comunque era un momento delicato della partita, stavamo perdendo comunque in casa e sono molto contento. Peccato che non abbiamo fatto la vittoria, però io sono uno che se c'è da fare un ass di fare una giocata lo faccio e sono contento uguale. Sì, no, sto bene fisicamente, non ho avuto più nessun problema fisico. Mi sto allenando tutti i giorni e cerco sempre di, quando il mister mi mette in campo, di dare il massimo. Ciao Rainer, Antonino Caravella, Assi Agenzia Stampa Italia, Tifogrifo. Che è successo alla fine del primo tempo? Qualcosa hai avuto a che dire con, credo, con qualche giocatore o con il terzino loro, se non sbaglio? Sì, secondo me mi è entrato un po' con cattiveria lì nel fondo la lotta laterale, mi ha detto un po' di cose. Ridevo un po', mi prendeva. Secondo me era una giocata sporca lì che potevo farmi male e l'ho detto poi alla fine lì. Ho detto qualche parolaccia a lui. Senti, un gioco sicuramente anche qualche volta troppo aggressivo da parte della Carrarese, forse manca qualche cartellino giallo che sicuramente avrebbe, no? Sì, io ci penso a questo pure, sì. Secondo me sono stati aggressivi loro e secondo me anche questa cosa, non mi piace molto parlare di questa cosa, ma anche il fatto del rigore, che un giocatore alza la mano e tocca, per me è rigore netto. Comunque è una partita 0-0. Magari avevamo un'occasione di rigore lì, cambiava la partita. Cambia se andiamo in vantaggio. Poi magari, non si sa mai, però andare in vantaggio in casa comunque poteva essere importante. Senti, quali sono le maggiori difficoltà che sta incontrando in questo momento il Perugia? Dov'è, diciamo, la particolarità? Dov'è che dovete lavorare di più? Ma secondo me in tutti gli aspetti, perché dobbiamo fare più gol, il centrocampo è imbucare di più, è un po' tutti. Quando le cose vanno male per tutti. Quindi secondo me non c'è un punto solo, è tutti un insieme, ognuno deve cercare di fare di più, cercare, però secondo me l'impegno, tutti stiamo dando l'impegno, non c'è nessuno che dice quello lì non cuore, non dà il massimo, poi ci sono gli errori. Che si cambia, un giorno è l'attacco, un giorno è il centrocampo, un giorno è la difesa, però la squadra si impegna al massimo, questo posso garantire. Adesso è importante cominciare a vincere perché altrimenti si allunga il gap con le prime. No, certo, come l'ho detto, la prossima partita dobbiamo vincere per forza, non c'è altro risultato. Se vogliamo ambire quelle posizioni in alto, dobbiamo vincere. Per poi arrivare con lo scontro diretto col Cesena in condizioni sicuramente di classifica migliori, no? No, infatti siamo d'accordo che, cioè, eravamo dispiaciuti per il pareggio, però
è pensare in avanti, cercare di migliorare uno in uno, vedere quello che deve cercare di migliorare in allenamento per arrivare in partita e vincere, che è quello che tutti vogliamo. Grazie.